Ciao Teodoro! Ciao bello! Ciao e bentornati in questo nuovo video in cui ti racconto l'esperienza della Spartan Race. Che cos'è? Una gara ad ostacoli su su 5 km in salita in Slovenia. In realtà la Spartan Race è un circuito di gare agonistiche anche, si fa sui 5, sui 10 o sui 21 km o tra l'altro combinandole tutte e tre insieme. L'obiettivo ovviamente è di finirla il minor tempo possibile. Gli ostacoli sono per esempio arrampicarsi sulla fune, pendersi e fare un percorso, strisciare nel fango o nella neve come nel nostro caso, insomma una serie di sfide veramente impegnative. Con me c'era il mio amico Teodoro, e ti auguro buona visione. Siamo venuti a comprarci le gomme e siamo indecisi tra una gomma con grip potente o grip meno potente. Ecco, la scelta della scarpa si è rivelata perfetta, perché senza quelle scarpe, quei tacchetti, nella prima salita non saremmo mai riusciti a salire. Ma a te? No, è vero. Dai, è uguale. Devi andare via con una bella Suzuki Splash. Ti si addiceva, ma... Ovviamente il mio numero a Ferrari non c'era, siamo venuti a Padova a prendere le gomme. Ciao. Abbiamo prenotato il pranzo. Vincitore di camionista. Vincitore della... Due palline. Ecco, il ristorante vincitore che devo ammettere ci ha lasciati un po' così. No, ci sono le pettole. Cioè non c'hai le palle di andare su per la salitina. Pallini! Teodoro, dobbiamo correre su per di là. E adesso facciamo la registrazione alla gara di domani. Vamo, hop. Stella è qui e parti è qui. Cos'hai dimenticato, Teodoro? Costumino. Slovenia, che la benzina costa 1,39. Per fortuna, visto che c'è sto mezzo qua che fa i 4 al litro. Abbiamo la festa. Il aperitivo di prima. Festa che, come potete vedere, non pullulava di gente e nemmeno di vitalità. Quindi ne abbiamo approfittato per andare a letto presto e riuscire a svegliarci al massimo dell'energia e della forma per la gara del giorno seguente. Stiamo facendo le colazioni. Prima della gara, un giro nel centro di Krasna Gora. Krasna Gora, poi. Tipo una Fanta mischiata con un chinotto. A chi è che hai fatto un chinotto? A te piace solo il chinotto? Sei ci! Stai pronto a farlo? Abbiamo fatto tutto il servizio fotografico a Teodoro. No, vuoi vedere come si fa a fare shake a una famiglia? No. Oggi siamo appena kittati. Ci abbiamo i numeri. Teodoro ha portato anche la droga. Sì. Teodoro, siamo carichi? Siamo venuti a vedere il via, che è qua. Abbiamo terminato la gara, siamo sulla linea del traguardo. Con la gara che non sono riuscito a filmare perché non avevo la GoPro con me e non sapevo neanche quanto sarebbe stata intensa, e lo è stata. Volare, mi si sono cotte le gambe sulla prima salita. 500 metri, 80% di dipendenza, prove di forza, di resistenza. Tutto questo in un percorso con un dislivello di circa 700 metri. Devo dire, ci è piaciuta molto e quindi penso che la replicheremo provando invece adesso il 10 km, che è sicuramente più sfidante. Abbiamo guadagnato la nostra podio. Faticosa danni. Per arrivare siamo arrivati, ci siamo piazzati anche bene. Abbiamo lasciato indietro diversi di quelli che sembravano super potentissimi. Non siamo arrivati ovviamente tra i primi, però neanche tra gli ultimi. Un bel ridere, abbiamo finito. Ma non so se vi rendete conto che noi prima eravamo tra quelli lì. Fatica. Fuori che sarà freddo per davvero. Abbiamo trovato una doccia abusiva. Stiamo per approdare a Ferrara Sud. Visto che non avevamo fatto abbastanza chilometri, abbiamo detto: ma perché non andiamo anche a bere un drinketto al Marrakesh? Siamo arrivati, saluti, il video è finito, spero che ti sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao!